grandi manifestazioni mondiali, europei, Coppa America, Coppa Internazionale, il calcio inglese, ma anche il calcio italiano, perché per due stagioni commentato il campionato italiano anche per Stream, allora la piattaforma che si divideva insieme a Telepiù quelle che erano le partite del campionato di calcio di Serie A. E in quell'anno ci fu uno scudetto, quello vinto dalla Lazio, che fu assegnato evidentemente in una maniera abbastanza particolare che molti ricorderanno, e chi non era presente o non se lo ricorda o perché è ancora troppo giovane sicuramente lo ha letto e lo ha sentito o dai tifosi della Juventus o dai tifosi della Lazio. Anno 2000, testa a testa tra Lazio e Juventus all'ultima giornata, la Lazio gioca all'Olimpico contro la Regina, la Juventus è in trasferta a Perugia. Io insieme a Giacomo Bulgarelli commentavo per Stream la partita della Lazio. La particolarità è evidente, fu non tanto la partita, i 90 minuti della Lazio, la Lazio vinse facilmente 3-0, ma quello che succedeva in contemporanea a Perugia. In una domenica di sole per tutta la penisola c'era una città, Perugia, dove pioveva in maniera incredibile. Quindi finisce la partita della Lazio, la Lazio vince, quindi va avanti in classifica nei confronti della Juventus. Juventus, mentre finisce la partita della Lazio, inizia il secondo tempo, dopo un'interruzione e dopo la decisione di Collina di far riprendere la partita, inizia il secondo tempo. E naturalmente la telecronaca mia di Giacomo Bulgarelli proseguì, diciamo, in contemporanea a quello che succedeva a Perugia, raccontando più che altro non la partita di Perugia, perché noi eravamo allo Stadio Olimpico, ma quello che accadeva allo stadio, dove tutti evidentemente erano rimasti nell'impianto, i giocatori, i dirigenti, i tifosi, insomma un palpitare. Vi lascio immaginare il racconto e l'emozione, quello che accadde all'Olimpico quando ci fu il gol di Calori, ma soprattutto quello che fu l'esplosione di gioia alla fine della partita di Perugia con la Lazio che diventa campione d'Italia. E quindi l'esultanza proprio lì in campo, in tribuna, mi ricordo ancora Cragnotti con tutti i dirigenti, i giocatori, tutto lo stadio. Insomma, la particolarità per quello che mi riguarda è nella nostra professione è dover accompagnare dopo 90 minuti di partita quegli altrettanti 45 che sono stati, diciamo, particolarissimi, perché veramente è il racconto delle emozioni, delle sensazioni. E qui forse c'è anche così un significato di quello che è il racconto di un evento sportivo. Ho sempre pensato che il giornalista che racconta lo sport è in grado di poter raccontare tutto, politica, fatti di cronaca. Perché? Perché lo sport è raccontare emozioni, è sapere capire quello che è la mentalità, quello che è l'espressione, quello che è il risvolto al di là del semplice evento in se stesso. Quindi il ricordo di questa partita particolarissima, di questo racconto di un campionato vinto con un'attesa lunga 45 minuti e con la delusione evidentemente anche dell'altra parte bianconera. La canzone che ho scelto per il racconto dello scudetto di quella domenica particolare tra Olimpico, Roma e Perugia, Curi, lo stadio dove si giocava Perugia-Juventus, è Lady di Mojo.